Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Five Lab, il supplemento del giovedì, con enorme piacere che saluto e ritrovo un grande campione dello sport italiano, un amico, Davide Tizzano, per chi non lo ricordasse, anche perché ha perso qualche capello, quindi si è un po' trasformato dal punto di vista somatico, due medaglie d'oro, due alle Olimpiadi, due volte campione del mondo, insomma, giusto per ricordare soltanto, insomma, l'acme di una carriera straordinaria, però non vogliamo parlare della tua carriera d'atleta, Davide, o vogliamo fare un inciso? Marcello, ti ringrazio per aver puntualizzato che sono diventato calvo, ma non ti preoccupare, ti voglio bene lo stesso. Senti, Davide, insomma, al di là di tutto, l'oggetto di questo supplemento del giovedì è, insomma, qualcosa che credo ti stia a cuore, no? Perché tu sei stato il capo dello sport, l'head of sport delle Universiadi di Napoli. Pensa un po', l'anno passato, proprio in queste ore, si era alla vigilia proprio della cerimonia di inaugurazione, perché ricordiamo che l'anno passato, il 3 luglio dell'anno scorso, del 2019, hanno preso il via le Universiadi di Napoli. E, insomma, sembra passata un'eternità, soprattutto c'è da sottolineare un dato. È stato l'ultimo grande evento internazionale organizzato in Italia, prima poi di quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo con la pandemia da coronavirus. Sì, sembra veramente, come hai detto tu, passata una vita. L'altro giorno riflettevo che proprio in queste ore eravamo sotto il fuoco, diciamo, di una cerimonia d'apertura che ha visto oltre 40.000 persone al San Paolo, un San Paolo rinnovato insieme ad altri 57 impianti. Insomma, fa pensare che è stato fatto un miracolo della Campania, di Napoli, ma della Campania tutta, perché le università sono state e resteranno un'edizione indimenticabile, a detta dei tecnici, a detta degli atleti, degli studenti, tutti quelli che hanno partecipato a vario titolo, anche degli volontari. Io lo ricordo con grande orgoglio. Ho partecipato a 4 Olimpiadi, a 2 Coppa Americhe, però questa università ha lasciato un segno forte, anche perché il mio ruolo, insomma, è stato abbastanza impegnativo. Avevamo 18 discipline, tantissimi, tantissimi sport, 6.000 atleti, 5.000 tecnici, più di 20.000 accrediti. È stato un bel banco di prova e lo ricordo con grande emozione. E poi ripeto un po' il lavoro che abbiamo fatto insieme con Gianluca Basile, Roberto Terigni, tutta la squadra. È stato un bel lavoro, un bel ricordo. Assolutamente sì. Allora, per in qualche modo rinfrescare il ricordo, visto che siamo poi alla vigilia di un anniversario, perché praticamente domani, ecco, è esattamente un anno dalla cerimonia di inaugurazione delle Universiadi di Napoli, vediamo questo video e poi approfondiamo il discorso. Can you feel this from heat on the ground? It's a real volcanic energy that's in the sky and it can't stop the body. My heart is beating crazy way. Search for your glory. Vientes abbraccio mare, è pure l'aria sape salata. C'è mia mamma in despalta esaltata, con figlia palestra la strada luata. Viene da fa camminata, ove su che sta l'atto buffata. Mezzo mare sta la disegnata, che accoglie chi passa e pure chi c'è nato. It's a magic summer every day. People from Napoli.
Allora, un po' di brividi, Davide? Beh, mi sono quasi un po' emozionato perché Senti, ma il lavoro è possiamo, faticante, però è bellissimo, bellissimo. ecco, Ma pure il possiamo mare è definire bellissimo. questo evento una sorta di miracolo organizzativo, non soltanto campano, è anche italiano, perché poi ricordiamo il coinvolgimento diretto e tu eri un po' il capofila di tutte le federazioni, delle 18 discipline, le federazioni nazionali italiane nelle 18 discipline che erano ai nastri di partenza di questa edizione delle Università di Napoli. Ma registriamo una cosa, che inizialmente pochi avevano capito l'entità di questo evento. Anche le federazioni nazionali avevano preso un po' sotto gamba perché addirittura a 6 mesi non si sapeva se si facevano o non si facevano. Vero. Tra parentesi, questa già era un'edizione recuperata perché San Paolo del Brasile aveva rinunciato, quindi c'è stato poco tempo per organizzare. Quindi, e anche i napoletani a 6 mesi dall'evento chiedevano a noi ma che si faranno? Perché è stato uno sprint incredibile e le federazioni poi si sono rese conto, un po' compulsate anche dal nostro ufficio, dai uomini, dai competition manager, da tutti che sono entrati nel meccanismo e hanno poi capito e si sono profusi in uno sforzo enorme. È stato un miracolo, no? Abbiamo avuto un successo incredibile, non ci sono stati incidenti, non ci sono stati imprevisti, ovviamente sì, ma poi risolti prontamente anche. La prima impasse, bisogna dirlo, a delle prime ore dopo l'apertura, relativa ai trasporti o un po' a mettere a rodaggio la macchina, Il è traffico stato che paralizzò normale. Napoli, certo. Diciamo, tutti gli eventi presentano queste cose. C'è da dire un'altra cosa, sono stati splendidi volontari, nonostante non abbiano avuto una grande formazione, hanno dato un apporto incredibile. Senza di loro, devo dire, se non sarebbe stato così bello. Anche lo stadio è stato emozionante, abbiamo avuto una condizione climatica spettacolare, belle serate, è andato tutto liscio, cioè non è andato niente storto. Questo secondo me è un miracolo, veramente. Ecco, e qual è la legacy, l'eredità che ha lasciato al territorio questo evento, questa edizione? Lo ricordiamo, lo sottolineavo prima, che è stato l'ultimo grande evento organizzato in Italia prima poi del lockdown e dello stop per la pandemia. Allora Marcello, io faccio sempre notare a tutti quelli che vivono del mondo sportivo, delle informazioni, giornalisti, amici come te, colleghi, che a Napoli, in Campania, mancava una memoria storica di un evento del genere. L'ultimo grande evento sportivo di Napoli, della Campania, erano stati i Giochi del Mediterraneo, ma negli anni 60. E la legacy è questa, dare la consapevolezza ai ragazzi. E lo sport può essere un grande veicolo di socializzazione, di divertimento e anche di lavoro, perché sono stati ristrutturati 57 impianti in Campania. E questi impianti sono operativi quasi al 100%, perché molti gravitano in comuni medio-piccoli, nelle 5 province, e quindi i sindaci subito hanno preso la palla al balzo e li hanno immediatamente rigirati a società che se lo meritano e fanno attività sul territorio con i piccoli, grandi, amatori, con i campionati più o meno importanti. E gli impianti funzionano. Voglio citare uno fra tutti, la cittadella del rugby di Bagnoli. È un impianto meraviglioso che rivive dei fasti un tempo, ma così come tanti campi di calcio messi a posto, la pista del Virgiliano rifatta. La stessa pista del San Paolo, che a detta degli esperti è una pista velocissima, tant'è che era stata scelta per fare il Golden Gala, che adesso si farà a Roma il 16 di settembre allo stadio Pietro Mennea, lo stadio dei Marmi. Quindi voglio dire, la legacy è questa, rimane sul territorio, rimangono attrezzature, e io per questo voglio ringraziare la Regione, perché hanno colto appieno. Molte volte si fa un errore, si fanno gli impianti e non si attrezzano, non si arredano. Stavolta si è pensato ovviamente per necessità e per intuizione, per strategia, a dotarsi di impianti, di arredi importanti, ma soprattutto delle attrezzature. Adesso si sta dipanando anche la matassa, chi le deve gestire, chi Certo. le deve mantenere, chi le deve far funzionare, non tenere in un capannone chiuso. Però l'esigenza di chiuderle in un capannone era quella che, finito l'evento, non poteva spegnersi.
la luce e chiudere il sipario, ma bisognava tutelare un patrimonio che è pubblico e quindi Un acquistare un po'. patrimonio, Davide, un patrimonio che manco a farlo apposta proprio in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo e che ha i suoi riflessi, i suoi effetti diretti, le sue conseguenze dirette proprio sulle associazioni sportive, su chi orbita intorno allo sport, un patrimonio che è ritornato utilissimo perché molte società che sono in evidente difficoltà per le nazioni ben note attraverso questi materiali, queste attrezzature che la Regione Campania distribuirà sul territorio con delle procedure che insomma ha già in qualche modo delineato, darà sollievo, sospiro a chi fa sport e vive un momento di difficoltà. Marcello, è una situazione particolare. Lo sport in questo caso deve dare un messaggio forte e chiaro. Noi da Formia, dal Centro di Preparazione Olimpica, siamo stati decisi subito. Abbiamo, in ottemperanza dei decreti, ovviamente le disposizioni regionali e nazionali, abbiamo garantito la sicurezza e l'applicazione delle norme, però abbiamo avuto un approccio subito proattivo e le attività sono ripartite. Ma soprattutto perché molti ragazzi, soprattutto i più piccoli, hanno avuto un blackout di interazione sociale diretta, non virtuale. Non sono andati più a scuola, non sono andati a fare sport. Mettetevi nei panni di un bambino di 10, 11 anni, 12 anni, all'improvviso non ha più visto gli amici, non poteva andare a scuola, non poteva fare sport, non poteva scendere a giocare. Ma è una Poteva cosa che non si può. collegarsi soltanto agli strumenti tecnologici con dei danni poi, insomma, Attenzione, conseguenziali. le controindicazioni. Tornando alla legacy di cui parlavi, all'eredità, adesso c'è una consapevolezza che la Campania, Napoli, ma tutte le città della Campania, Avellino, Salerno, Benevento e Caserta, possono ospitare eventi, perché ci sta l'impianto, ci sta anche la memoria storica, nel senso siamo stati un po' dei batti da traccia, dei apripista, e adesso sono piovuti sulla Campania una serie di eventi importanti, che chiaramente saranno rinviati, ma si faranno. E quindi questa è la legacy vera. La gente ha iniziato a dire, ah, le università di belle, però la possiamo fare pure noi il campionato italiano, possiamo anche noi proporre un europeo. Certamente sì, tant'è che si c'era l'assoluto di scherma, le regate di vela e una serie di iniziative, il Golden Gala, cose che in 20 anni non si sono mai fatte, ma Vero. neanche pensate. Quindi, caro Marcello, la legacy è questa. Abbiamo creato una memoria storica dell'eventistica sportiva in Campania. Per carità, si sono fatte tante belle cose, dalle serie di Coppa America a delle finali importanti di pallanuoto, però voglio dire, adesso ci credono anche gli sport tipo la Certo. ginnastica, tipo la scherma, che per anni sono stati un Certo. po' in ombra dal punto di vista organizzativo. Grandissimi talenti, grandissime società, grandissimi campioni, però nessuno si Ecco, metteva a organizzare. non è un caso, citavi proprio la ginnastica, no? Che la Federazione Italiana Ginnastica abbia individuato proprio nel Pala Vesuvio una location ideale per poter ospitare eventi internazionali, proprio perché il concorso di ginnastica fu tra i più apprezzati, anche i maggiormente seguiti, grazie anche a un impianto ristrutturato a tempo di record, capace di ospitare una disciplina poi spettacolare come appunto la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica. Adesso lo possiamo dire, noi abbiamo vissuto momenti di terrore per la ginnastica perché ci sono stati problemi, diciamo, legati alla fornitura delle attrezzature non di poco conto, ma brillantemente risolti anche dai responsabili della macchina operativa che subito hanno, devo dire, Gianluca Basile è stato magistrale in questo, è coadiuvato da Flavio Di Martino e tanti altri. La cosa che voglio dire è proprio questa. Che gli amici della Federazione Ginnastica sono stati grandiosi perché hanno riempito il Pala Vesuvio con 7.000 persone. È stata una cosa incredibile da pelle d'oca. Ma non dimentichiamo il torneo di basket femminile a Alla Empoli, Scandola. che ha fatto 8.000 presenze, la No, il scherma. volley, il volley, Ah, il volley ad il Empoli. volley, chiedo scusa, il volley. E la scherma a Baronissi, Ufficiale, abbiamo sì. avuto problemi di accesso all'impianto, era strapieno. Vero, Ma vero, vero. il successo non E il l'abbiamo avuto pubblico perché era della strapieno. Scandone per le gare di nuoto e Ah, vabbè. pallanuoto. La finale Italia-Stati Uniti maschile è stata un Sì. viatico, chiaramente per riportare 5.000 persone a una Scandone meravigliosa. Però ti voglio dire, il successo non lo decretiamo noi, il successo lo hanno decretato gli atleti e ce lo hanno scritto e continuano a scriverlo. E Vero. Napoli è stata una delle più belle manifestazioni degli ultimi 20 anni, ma anche per il calore del pubblico,
tutti mi ricordo quelle luci accese dei cellulari alla cerimonia di apertura, c'erano 40.000 lucette da pelle d'oca. Allora non vorrei fare l'autocelebrazione. Noi già siamo come te, io come te, come tanti altri, siamo già ripartiti per tante altre cose. Però è bello poter ricordare e certificare che l'Università di Napoli è stata una grande università. È vero. Senti, Davide, è chiaro che tutti questi discorsi vengono in qualche modo amplificati dalla situazione contingente, ovvero quella che stiamo vivendo, con delle difficoltà oggettive, no? Che lo sport italiano, lo sport mondiale sta attraversando causa la pandemia da coronavirus. Ecco, dall'alto della tua esperienza, dal tuo osservatorio privilegiato, ricordiamo per chi non lo sapesse che a parte i successi d'atleta, tu sei il direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Ecco, come inquadri la situazione? Il presidente Malagò si sta prodigando tantissimo per tentare di ricucire, insomma, le maglie anche un po' slegate, perché troppi pareri, troppe opinioni, troppe decisioni e troppa confusione, no? Che tra gli sport individuali, gli sport di contatto, più o meno di contatto e cose di questo genere. Ecco, tu come inquadri la situazione? Da sportivo, ovviamente. Allora, Non sei un chiaro, politico, quindi hai possibilità di poter serenamente posso esprimere il tuo parlare pensiero. tranquillamente. Esatto. Allora, ogni federazione ha cercato di far valere le proprie considerazioni. Chiaramente l'effetto traino fondamentale ha avuto il calcio, perché se riparte il calcio, giustamente dice, perché non puoi riparte il calcio col campionato, perché non posso ripartire io. Allora, quelli della danza sportiva dicono, ma come, questi si fanno un contrasto, si tirano la maglia, si toccano e possono giocare. Allora, e io che devo danzare, magari non posso danzare. Oppure quelli del rugby piuttosto che quelli del taekwondo. O il canottaggio, immaginate il canottaggio. È vero che sta vivendo un momento un po' di impasse il direttivo, che ancora non hanno capito bene che vogliono fare e che vogliono essere, però di fatto gli atleti si stanno allenando. Adesso qua hanno prevalso due scuole di pensiero, quella economica, dove non perdere meno soldi possibile da parte di chi muove leve importanti, senza nasconderci il calcio, perché ha Certo. lo stesso la Formula 1, così come il campionato degli sport come il volley o la stessa il basket. Alcuni hanno tagliato corto e detto no, l'attività è sospesa, i campionati non si assegnano e hanno preso una decisione forte. Ora, questi, gli sport non sono tutti uguali e non ci sono gli interessi uguali per tutti, come è facilmente intuibile. Io credo che l'andamento della pandemia in generale, con i dati in calo, nonostante si sia ripartiti e ci siano regioni dove c'è una grande concentrazione di popolazione, siano confortanti, stanno dando un po' di sicurezza a tutti. Quindi credo che nel giro di 15 giorni, oggi ho saputo che De Luca ha dato il via libera per il calcetto, ha dato via libera per altri sport di contatto, quindi, ed è stato un presidente molto prudenziale il nostro, e giustamente ha fatto valere la propria autorità e credo anche in maniera condivisa dalla popolazione. Quindi si sta piano piano sbloccando la situazione, sarà molto facilitata dalle condizioni climatiche. Luglio ormai è iniziato. C'è aria di mare, c'è voglia di stare all'aria aperta. Si è capito che lo sport fa bene, lo sport non fa male. Lo sport, chi aveva un fisico allenato e soprattutto con una ventilazione polmonare importante, perché l'allenamento porta anche a questo, soprattutto gli sport aerobici, ha avuto nessun tipo di problema, neanche nessun timore. Chiaramente veniamo fuori adesso. Se pensiamo a 2 mesi fa, stavamo nel pieno del disastro. E allora credo che si sta sbloccando velocemente. Noi da Formia siamo attenti alle norme, rispettiamo in maniera precisa e inequivocabile tutti i dispositivi di prevenzione e di controllo, però lo sport sta dando un segnale forte di rinascita e lasciamoci alle spalle quello che è successo. Purtroppo è come una guerra, è forse anche Vero. peggio, e bisogna Senti, ripartire. Armando Giordano ci scrive: quale sarà il prossimo grande evento sportivo organizzato in Campania? Te la senti di fare una previsione? Chiaramente già davi prima una serie di appuntamenti che causa coronavirus sono stati rinviati, sono slittati, insomma. Allora,
per esperienza personale, credo che si potrà pensare a un Golden Gala napoletano nel 2021. Quindi la grande atletica torna a Napoli. Era stata scelta Napoli per questa edizione, purtroppo non si farà, si farà a Roma. Credo che questo sia un evento. Poi ci sono i campionati assoluti di scherma che erano stati individuati in Campania e credo che saranno riproposti. E poi mi aspetto anche qualcosa dalla vela, perché credo che la vela potrà continuare a ospitare degli eventi, c'è la Rolex Cup Capri, ci sarà le vele d'epoca che ritornerà con delle belle iniziative. Quindi queste sono, e poi c'è la ginnastica che puntava ad avere un campionato continentale. E credo che questi siano già dei buoni auspici per l'anno prossimo, a questo punto. Assolutamente sì. Anno prossimo poi Davide che sarà anno olimpico, no? Perché insomma, tra tutti i grandi eventi, l'evento per antonomasia, ovvero l'Olimpiade di Tokyo, anche questa che doveva essere l'asse di partenza, è stata rinviata al prossimo anno, 2000, al 2021. Ecco, che previsioni ti senti di fare per la delegazione azzurra in prospettiva Tokyo? Allora, io come abitudine cerco sempre di analizzare le cose in maniera obiettiva, oggettiva. Rispetto ad altri siamo avvantaggiati perché l'onda pandemica ci ha toccato per primi. Quindi al momento i nostri atleti sono tutti in ripresa, cosa che non posso dire per gli americani o per i sudamericani. Quindi so Claro. che si stanno allenando, ma con grandi difficoltà la nazionale di nuoto americana. Moltissimi sport di squadra non hanno ancora fatto i ritiri, quindi stanno nelle condizioni identiche alle nostre un mese fa, dove era tutto fermo. Quindi noi siamo ripartiti già in anticipo. Parlando l'altro giorno con Sandro Cuomo, direttore tecnico della Scherma, e mi diceva che noi, avendo qualificato le squadre maschile e femminili di spada, quindi parliamo di più di 8 uomini più le riserve, insomma abbiamo già 10 uomini e donne E qualificati. parliamo soprattutto di un serbatoio di medaglie, no? Che Esatto, da per sempre loro è rappresenta. naturale avere un anno di tempo, perché loro si qualificano, normalmente lavorano su 6 mesi, quindi paradossalmente hanno più tempo di quello che si alterano, stanno lavorando, tant'è che hanno fatto poi raduni, adesso è in corso il raduno della squadra femminile di spada, adesso a Formia. Quindi dal punto di vista strategico siamo avvantaggiati, dal punto di vista emotivo. Spero che si risolva subito in America Latina perché Brasile, Argentina, Uruguay, Certo. Paraguay devono risolvere perché altrimenti non si potrà dare a tutti la stessa possibilità equa di qualificazione. Che se stanno 2 mesi dietro e qua si parla già di riprendere i tornei a ottobre, ci devono arrivare preparati. Quindi questa è un'incognita. Però se devo essere campanilista, dico, noi ci stiamo allenando e poi chi vivrà vedrà, sarà certamente. Si potrà, se si riuscirà a contenere la pandemia nel pianeta, sarà una Olimpiade di rinascita, una festa dell'umanità incredibile. E credo che chiunque Vero. vorrà parteciparvi perché sarà la festa dei giovani, sarà la festa del ritorno alla vita. E sarà un evento planetario e sarà celebrato per questo. Forse mi permetto di pronosticare. Sì, sarà dato più risalto al ritorno alla vita che ai risultati. È vero, Vedrete è che vero. la comunicazione sarà orientata in questo. Noi andiamo con una squadra forte, già il numero dei qualificati è importante. La cosa divertente è che sono pari uomini e donne già qualificati, quindi la parità di genere, tanta auspicata, è già raggiunta Spettato. per quanto riguarda il Comitato Olimpico Italiano. E sono fiducioso che si potrà risolvere. Stiamo monitorando i contagi sicuramente in Giappone, perché chiaramente sono indicativi. Devo dire che i dati sono confortanti. Quindi Ci sono stati segnali po positivi. pochi decessi, meno decessi rispetto a noi, circa 11.000, credo, al momento. Ci sono Hanno stati gestito anche la 35. fase acuta con grande attenzione, è vero. Il Anche. popolo giapponese è un popolo molto E disciplinato, poi già però. abituato, è vero, già abituato probabilmente a mantenere, insomma, cioè a rispettare certe regole, no? Ad esempio quella della mascherina, in Giappone la utilizzano normalmente, Ma sì. coronavirus o non coronavirus.
Sì, per una questione più di rispetto verso gli altri. La Vero, tendenza vero. giapponese, cioè l'influenza, si mette la mascherina per non danneggiare. Questa è la filosofia. Noi stavamo studiando proprio la cultura giapponese, perché sai che insomma, io avevo avuto l'incarico di seguire tutta la parte del nostro centro di preparazione olimpica a Tokyo, e quindi stavo proprio facendo uno studio mio, personale, sulle abitudini, le tradizioni Sì. giapponesi, per non fare gaffe, ma soprattutto per evitare imbarazzi, diciamo, dalla cultura giapponese. Non ti dicono che stai sbagliando, però No, no, imbarazzi sono molto, molto formali, molto educati. molto formali. Però questa al momento sono fiducioso, ecco, secondo me Ecco, stiamo andando bene. Davide, ultime due considerazioni, anche perché con te si potrebbe ragionare veramente per ore, visto che sei un'autentica enciclopedia dello sport italiano. Tu dicevi giustamente l'Olimpiade della Rinascita. Ci potrebbero essere dei paralleli tra l'Olimpiade, noi ci auguriamo così, tra Tokyo 2021 e Barcellona 92, che nell'immaginario collettivo, un'Olimpiade che tu poi peraltro ricordi abbastanza bene, anche quella fu la nuova era, no, dello sport, perché la prima Olimpiade dopo la caduta del muro di Berlino, con il ritorno di tutte le nazioni senza più boicottaggi, è quella che in pratica ha segnato la nuova era dello sport mondiale. Allora, hai ragione, Barcellona è stato quello, ma soprattutto Barcellona ha significato un passaggio fondamentale. Seul fu la prima non boicottata, ma Barcellona è stata la prima dove si accedeva tramite una classifica mondiale, una ranking. Quindi il livello è diventato molto più alto. Faccio un esempio. Se un equipaggio, se una squadra di pallanuoto del Ghana si voleva iscrivere alle Olimpiadi fino all'88, lo poteva fare, non era necessariamente vincolata dai campionati precedenti. Nel 92 non fu più possibile, ci fu l'introduzione dei criteri di accesso delle griglie. Quindi Barcellona è stata una grande Olimpiade in questo senso, è organizzata molto bene, ha fatto rinascere Barcellona, soprattutto le Ramblas sono diventate un punto di riferimento. Oggi come si fa a non conoscere una città così mediterranea? È Vero. così bello, che gode ancora dei benefici delle Olimpiadi. Tokyo sarà una grande Olimpiadi perché i giapponesi ci terranno a marcare questa loro capacità di partenza. Ricordiamoci che è una nazione che ha avuto la bomba atomica e non ne Certo. hanno avute due, eppure dopo 15 anni, 20 anni avevano l'apparato industriale ripartito alla grande. Questa è gente che non s'abbatte, quindi questo ci aiuta, pensiamo anche a Certo. questo. E poi forse mi fa più piacere un parallelismo con le Olimpiadi di Roma 60. Perché? Ah, Perché fu abbiamo. la città dell'Italia che ho segnato da Roma 60 era quindi la grande rinascita. Comunque spero che sarà per tutti una grande Olimpiada. Proprio di questi temi ne approfitto, Davide, per autopromozionare Five Sport e Five Lab. Ne discuteremo martedì alle 18 in diretta con il Purtroppo ti presidente. sento male. No, ma io ora mi pare che tu abbia anche fatto qualcosina col telefonino. Ecco qui, l'hai riportato nella sua posizione naturale. Stavo dicendo che proprio di questo. Sentivo. Datemi Senti? 10 secondi, è arrivato il Allora, laudo. Mi sentite? dicendo, sì, stavo dicendo che proprio di questo ne discuteremo martedì prossimo nel corso di Five Lab. Avremo ospite in studio graditissimo il presidente del CONI Giovanni Malagon, con il quale faremo un ragionamento, insomma, a 360 gradi sullo stato di salute dello sport italiano. Un flash, Fantastico. un tweet prima di salutarti, Davide. Come valuti lo scenario nazionale? Insomma, ascoltiamo, leggiamo, insomma, di diversi tentativi messi in pratica, in atto proprio dalla politica nazionale, con il tentativo di in qualche modo limitare anche un po' l'operatività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ecco, tu da sportivo, come valuti e come giudichi questa fase fondamentale probabilmente, no, per il destino dello sport italiano?
Allora, io mi rifaccio alle parole del presidente del Comitato Internazionale, Thomas Bach, che ha detto che la politica non può occupare lo sport. Si deve occupare dello sport, ma non deve occupare lo sport. Quindi, ma questo vale per tutti. Altrimenti il CIO può intervenire e togliere le credenziali al Comitato Olimpico che viene occupato dalla politica. Quindi il segnale è stato chiarissimo. Poi sono giochi di potere e io da uomo di sport comprendo, però spesso non si deve poi immaginare un cambiamento che diventa peggiorativo, perché la macchina organizzativa dello sport italiano funziona e funziona alla grande, grazie a una rete di associazioni, di volontari, è un sistema che ci invidia tutto il mondo. Qualcuno ha pensato di metterci le mani sopra? E credo che i danni di questa politica un po' scellerata verranno fuori a breve, perché mi metto nei panni di un presidente di federazioni che prima aveva un interlocutore chiaro, sicuro, competente, adesso dovrà fare la trafila a un ministero, magari fuori la porta di qualche sottosegretario che più di andare a vedere una partita in televisione o farsi dare un biglietto gratis per la tribuna non fa. Quindi, devo dire la verità, è molto triste. Stavolta parlo da libera, te lo dico. Sì, ma infatti, ma no, non avevo dubbi. Guido Volpe dice: bravissimo, niente politica nello sport. Lo sport è dei tifosi. Io aggiungo: lo sport è di chi pratica lo Lo sport e di sport è di chi. tutti, però è chiaro che, ripeto, viva chi si occupa di sport, ma chi occupa lo sport non va bene. Assolutamente, è giusto che politica e sport procedano di pari passo perché sono due insomma, soggetti necessari l'uno per l'altro. Insomma, è giusto che la politica si occupi di sport, è giusto che lo sport tenga ferma la barra su alcune indicazioni, ma è giusto che ognuno rispetti il proprio ambito di competenza. Credo che poi alla fine è una Proprio così. valutazione molto semplice ed elementare. Davide, io ti ringrazio. Poi avremo modo di rivederci e di trovarci perché insomma, l'attività del Centro di Preparazione Olimpica di Formia va avanti. Proveremo anche insomma, a comprendere meglio, a capire meglio e a spiegare un po' il miracolo Formia, perché è un po' la casa dello sport italiano, laddove nascono tanti campioni. Io ricordo che, ad esempio, su quella pista del centro sportivo di Formia, insomma, si dilettava, tra virgolette, correva e si allenava tantissimo Pietro Mennea, solo per fare un nome di Marcello, un ti posso grandissimo. dire, Sì. oggi abbiamo i ragazzi della nazionale di discesa dello sci alpino che si stanno allenando qua e la C'è settimana anche prossima avrà la Paris. nazionale di hockey su ghiaccio. Che voglio dire, non è che abbiamo fatto nevicare o quantomeno abbiamo congelato il campo di calcio. C'è anche Paris, ha ripreso Sì, già arriva dalle. Dominique, arriva oggi, stasera, Ah, perché sta in perfetto. recupero e quindi si è coinvolto nel progetto tecnico della FIS. Allora Ah, voglio beh. dire che abbiamo aperto gli orizzonti e quindi si allenano da noi per le preparazioni, diciamo, estive, chiamiamole così, anche gli sport del ghiaccio, gli sport della neve. Questo è un grande onore per noi. E questo è uno degli effetti positivi del Covid, perché altrimenti queste nazionali solitamente andavano a preparare Esatto. all'estero le loro stagioni. Bene, La Davide, cosa però grazie. è che hanno scelto Formia perché è un posto sano, bello, dove si vive tranquilli e non manca sempre il sole. Quindi Dove c'è devi un venirmi a eccellente trovare. direttore. Grazie Davide Tizzano, grazie per la disponibilità, per aver trascorso questi 30 minuti in nostra compagnia. Noi ci ritroviamo con Five Lab martedì, ho già preannunciato la presenza prestigiosissima del Presidente del CONI Giovanni Malagò, il supplemento giovedì prossimo. Grazie Davide, grazie a tutti, Grazie arrivederci. Marcello, grazie a tutto lo staff e complimenti per l'eccellente lavoro. Complimenti. Grazie, grazie, ciao.